Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito incontra il presidente Emiliano, il generale di Corpo d'Armata Pietro Serino in visita a Lecce incontra il presidente della Regione Puglia nel corso di un'esercitazione nel poligono di Torre Veneri. Questa giornata ci può insegnare che quando le istituzioni lavorano insieme si possono ottenere grandissimi risultati. Io, se posso, approfitterei di questo momento per ringraziare da parte dell'Esercito tutte il presidente della Regione Puglia e attraverso lui tutte le istituzioni locali, perché per noi il poligono di Torre Veneri, la scuola di cavalleria, rappresentano un'eccellenza alla quale non possiamo rinunciare. E se questa scuola è un'eccellenza e questo poligono è un punto di riferimento per tutti i nostri giovani ufficiali, sottufficiali e allievi, è grazie a questa bella collaborazione che si è realizzata. E ne approfitto anche per prendere un impegno a nome dell'Esercito. Lavoreremo tutti i giorni instancabilmente affinché questo bellissimo pezzo di Salento che ci è stato affidato continua a essere bello come lo è oggi. Grazie. Ovviamente per noi è un grandissimo orgoglio poter ospitare il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, lo voglio ringraziare, voglio attraverso di lui esprimere l'orgoglio e anche la commozione che abbiamo nel vedere questi giovani che servono il paese, peraltro in questo momento così complicato e difficile, lo fanno con semplicità e con affetto, che è lo stesso affetto che mettono nel custodire questo luogo. La Puglia si sente parte delle forze armate, in particolare dell'esercito. Il fatto di aver risolto tutti i problemi ambientali di gestione di questo luogo per noi è molto importante ed è un segno anche di gratitudine verso coloro che servono il paese. Aggiungiamo peraltro che lo stato di conservazione di questo luogo è ottimo, quindi l'ho potuto constatare con i miei occhi, e probabilmente avremmo potuto conservare ancora meglio alcuni pezzi di costa se ci fossero state più sorveglianze come quelle che si attuano in questo luogo. Concludo ovviamente dando anche un saluto particolare a tutte le componenti delle Forze Armate Italiane, che sono fatte in un certo numero piuttosto importante da pugliesi. Li ringrazio perché onorano la Puglia servendo l'Italia. A Pesca, presentato allo studio accurato di 42 siti portuali di Puglia per costruire strategie di sviluppo e crescita dell'economia del mare e della pesca. Una raccolta di dati e informazioni dettagliate che descrivono lo stato di salute di 42 siti portuali pugliesi attraverso una ricognizione e valutazione delle infrastrutture e dei luoghi di sbarco utile all'individuazione dei reali bisogni occupazionali, ambientali, strutturali e di tutela delle risorse della pesca e dell'acquacoltura in Puglia. E questo è l'obiettivo del volume A Pesca. Analisi dello stato dei porti pugliesi e fabbisogno di adeguamento ed efficientamento per la pesca professionale, presentato giovedì in Fiera del Levante nella sala 2 del padiglione della Regione Puglia 152. Ma è un progetto integrato che vede intanto tutti partecipare alla stesura di quello che è lo stato di fatto dei nostri porti e quali sono le ambizioni di futuro che mettiamo in campo. Abbiamo bisogno di conoscenza, di dati, di sapere, e sulla scorta delle conoscenze e dei dati possiamo costruire politiche per il futuro. Abbiamo bisogno del piano delle coste, abbiamo bisogno della integrazione delle norme e soprattutto di una valorizzazione del nostro prodotto mare, che è grande, importante, con marinerie importanti che si sono comportate benissimo tanto per il periodo di fermo quanto per il periodo post-Covid, con una trattativa molto seria e puntuale su argomenti che ci vedrà impegnati dai dati conoscitivi di Appesca a rilanciare con Appesca 2, perché completeremo il progetto, ma anche da lì a partire di come utilizziamo le risorse della nuova programmazione FEAMPA, che mi auguro si chiuda la settimana prossima tra tutte le regioni, avendone io il coordinamento, e portando alla conferenza dei presidenti delle regioni, ecco, il dato finale che soddisfi tutti e che metti tutti nella condizione di proiettarci al futuro. Beh, sicuramente è un momento importante perché ci dà la possibilità di avere delle informazioni dettagliate sullo stato dei porti e anche dei progetti pilota per la raccolta dei rifiuti in mare, che ci consentirà di programmare al meglio le risorse che arrivano dalla politica comune per la pesca.
Noi gestiamo appunto le risorse del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e con queste risorse dobbiamo promuovere sempre più quelli che sono gli obiettivi europei, italiani e regionali di una pesca e un'acquacoltura intelligente, sostenibile e che possa promuovere anche inclusione sociale. Quindi i dati e il libro ci favoriranno nel indirizzare al meglio gli interventi del futuro. E infatti parliamo di Blue Economy e questo è un progetto fondamentale per poter avere una ricognizione precisa, diciamo, di quella che è tutta la costa pugliese, quindi parliamo di oltre 900 km e i porti di pesca, gli approdi, diciamo, tutti i luoghi dove nella nostra regione si sviluppa questa attività. È un'attività fondamentale per l'economia, ma è molto legata al territorio, per cui lo studio raccoglie una serie di informazioni, tutto informatizzato ovviamente, georeferenziato, il che significa che potrà essere anche implementato nel tempo. E queste attività sono fondamentali sia per chi si occupa appunto di pesca, sia per tutti gli organismi di controllo, a cominciare dalle capitanerie di porto, dalla stessa regione, i comuni interessati, le associazioni che si occupano appunto di pesca. Ma questi dati sono fondamentali anche per altri comparti, parliamo del pescaturismo, del turismo, della portualità turistica che molto spesso è integrata con i luoghi portuali, insomma i porti minori. Di banda viva per la giornata europea della cooperazione 2022. In programma Interreg Grecia-Italia ha celebrato nel padiglione 152 della Regione Puglia in Fiera del Levante la giornata europea della cooperazione con il concerto di Banda Viva, banda giovanile del comune di Acquaviva delle Fonti, nata come percorso didattico dell'indirizzo musicale del liceo Don Milani di Acquaviva delle Fonti, cresciuta grazie al progetto Interreg Apollo.